un manuale che individua una strategia per la risoluzione dei conflitti. E questo è il tratto caratterizzante dell'ultimo libro di Anna Maria Improta, Intervento psicologico per la scuola e metodi narrativi, strategie per la costruzione dell'intervento, presentato all'Ordine degli Psicologi della Campania nell'ambito della rassegna Letture in Ordine. Un'azione di politica professionale che riafferma l'idea dell'Ordine degli Psicologi come luogo aperto alla città e ai cittadini, ha detto il presidente dell'Ordine campano, Antonella Bozzaotra. Abbiamo voluto questo evento, questa rassegna Lettura in Ordine, siamo al quinto evento, perché pensiamo che una professione come quella di psicologo e l'ordine professionale debba essere un luogo dove poter riflettere intorno ai temi più importanti che emergono e cui gli intellettuali cercano di resocontare, dare il loro impegno, il loro giudizio, la loro opinione. Improta, psicoterapeuta e insegnante, attraverso il suo libro propone metodi operativi concreti basati sulla conoscenza di sé per arrivare all'accettazione della diversità dell'altro e dunque per superare attriti e conflitti. Il suo volume è frutto di un test durato un anno in una scuola secondaria di primo grado. Il libro è il racconto di un'esperienza che è durata un intero anno scolastico in due classi parallele e rappresenta l'opportunità di partire dalla conoscenza del proprio io per giungere alla costruzione del proprio sé. Un vantaggio del libro è che presenta in effetti una buona prassi che ha la caratteristica della riproducibilità. In pratica che cosa significa? Che il libro propone un modello che in qualche modo può essere riproposto in contesti diversi, anche non prettamente scolastici.